Vorrei parlarvi rapidamente del nostro prossimo oratore. La nostra prossima oratrice, Simone Campbell, fa parte delle Suore del Servizio Sociale e si impegna per la giustizia sociale per i cattolici a Washington. È la fondatrice di Nuns of the Bus, che viaggia per tutti gli Stati Uniti appunto su un pullman. Si impegna per la giustizia sociale e siamo onorati di averla qui con noi. Benvenuta. Questo è per lei, prego. Grazie davvero. Che onore essere qui con voi tutti. Essere una religiosa consacrata è la gioia della mia vita. Valorizzo ogni singola pratica contemplativa che ci permette di immergerci nel mistero divino che vive attorno a noi. Questa vita spirituale, esattamente come la prima Pentecoste, ci esorta, ci spinge a portare il Vangelo dove non sarebbe altrimenti possibile. Nella mia vita, nel dicastero ovviamente, ho svolto il lavoro sociale, ho praticato la legge e adesso sono impegnata in un dicastero politico negli Stati Uniti d'America. Ho avuto l'incredibile opportunità di vivere il carisma della nostra società delle sorelle del servizio sociale. Ciò rappresenta pienezza e gioia. La mia esperienza, come direbbe Papa Francesco, risiede nel cosiddetto Evangelii Gaudium. Afferma: una fede autentica, che non è mai comoda e individualista, implica sempre un profondo desiderio di cambiare il mondo, di trasmettere valori e di lasciare qualcosa di migliore dopo il nostro passaggio su questa terra. Ben comprendo che questa affermazione è vera. Radicata nella nostra fede, bramo dal desiderio di lasciare qualcosa a questa terra. Dopotutto, il tempo politico nel quale lavoro è veramente impegnativo per la mia nazione e il mio mondo. E voi tutti, ovviamente, me l'avete già detto, alcuni di voi me l'hanno già detto, l'avete vissuto. Lavoro affinché il reddito della nostra nazione e la diseguaglianza di ricchezza siano modificati. Questa esperienza nutre la mia preghiera e la mia preghiera nutre il mio servizio. So bene che le mie sorelle, radunate qui oggi con me, condividono la medesima consapevolezza dello Spirito Santo che vive nel nostro mondo. Tuttavia, mentre volgo lo sguardo da Washington DC, dove lavoro, fino a questa realtà splendida qui in Caput Mundi, vedo che la nostra amata Chiesa soffre a causa dell'inabilità della nostra classe dirigente di vedere e accettare i doni dello Spirito Santo che ci sono stati donati in questo tempo impegnativo. Pertanto la mia fede mi ha condotto qui e spero ovviamente che voi tutti siate più coraggiosi e di conseguenza meno a vostro agio, mentre ovviamente lavoriamo per incorporare e incarnare il Vangelo in questo nostro contesto di fede. La Chiesa negli Stati Uniti d'America, in molte parti del mondo, continua a soffrire a causa dello scandalo degli abusi sessuali. Soffriamo a causa della polarizzazione intertessuta dal risultato della crisi di abusi sessuali e ovviamente il caos politico secolare. L'interesse per i migranti e per i più marginalizzati è sfuggito dai riflettori di molti istituti ecclesiastici. Vi è molta lamentela circa la mancanza di ovviamente clero ordinato. Molti leader stanno annaspando nella nostra Chiesa. Se il corpo di Cristo deve essere purificato, la nostra classe dirigente della Chiesa deve volgere lo sguardo verso i doni dello Spirito che risiedono attorno a noi. Ma non sembra che siano così volenterosi di farlo, a meno che noi, sorelle, decidiamo di levare alta la voce. Noi sorelle dobbiamo ovviamente aiutare la nostra classe dirigente clericale per vedere con nuovi occhi. Nel Vangelo vediamo molte volte Gesù che si avvicina ai leader religiosi della sua epoca
esortando e quasi spronandoli ad avere una percezione migliore. Negli Atti degli Apostoli, i primissimi discepoli erano impegnati con i leader religiosi per ottenere il cambiamento. Gli Atti degli Apostoli rendono ben chiaro che dall'inizio della nostra Chiesa le donne erano leader incontrastati nelle chiese di casa del primo e secondo secolo. Rivendicando questa tradizione per la nostra epoca è fondamentale per il futuro della nostra Chiesa. E agendo come fece Gesù Cristo, veniamo qui di fronte a voi per poter stuzzicare e spronare la nostra classe dirigente affinché sia restaurato il posto doveroso e sacrosanto delle donne riconosciute come leader istituzionali nella Chiesa universale. Giungiamo qui di fronte a voi, ben radicate la nostra preghiera nello Spirito, per esortare che ci sia almeno un voto per le nostre rappresentanti del Sinodo delle Sei Sorelle. È davvero poca cosa da chiedere, ma è un importante primo passo. Ben radicati nella riflessione contemplativa, ascoltiamo ai sussurri dello Spirito che ci ha condotto qui ad alzare la voce con un messaggio del Vangelo di inclusività per tutti i fedeli. Ma la nostra chiacchierata non è fine a se stessa. Parliamo affinché i doni dello Spirito di Gesù Cristo siano pienamente realizzati. Durante il meeting del 2017 di Voice of Faith, Cilla Hallworthy dall'Inghilterra ha parlato del suo studio sull'intelligenza femminile. Il suo studio ha ampiamente dimostrato che in ogni singolo sistema ove l'intelligenza femminile sia inclusa, l'intero sistema prospera, includendo anche altre imprese e altre aziende. E prospera davvero l'intero sistema. Pertanto ha identificato 5 caratteristiche che sarebbero di incredibile vantaggio per la struttura della Chiesa. I suoi studi hanno rivelato che questa intelligenza femminile include l'inclusività, l'ascolto, l'interconnessione, la compassione, che altro non è che l'empatia che conduce all'azione, e la rigenerazione. In questo tempo di crisi dovuti agli scandali, così come scandali finanziari della Chiesa precedenti, e intrighi e ovviamente scontri ben riportati all'interno della Curia Romana, ciò rappresenterebbe un'incredibile ventata d'aria fresca per mettere questa intelligenza femminile nel nostro sinodo. E quanto di più appropriato sarebbe metterlo per la prima volta nel sinodo per quanto concerne la regione dell'Amazzonia. A Washington DC conosco molto bene le sorelle di Notre Dame, la cui sorella Dorothy Stang fu brutalmente uccisa per il suo impegno profuso per proteggere l'Amazzonia dallo sfruttamento e il degrado. Sorella Dorothy ha dato la sua vita per la sua gente, per la popolazione e per la terra dell'Amazzonia. Noi tutte, in quanto sorelle, abbiamo una responsabilità, ovviamente, di alzare la voce e far sentire nostra presenza. Come può la nostra adorata istituzione volgere le spalle verso le voci delle nostre sorelle che sono costantemente con le persone di quella regione maltrattata e minacciata? Com'è possibile non avere almeno un voto nel sinodo? Sorelle mie, come non possiamo alzare la voce per i più marginalizzati e per la nostra terra ferita? Il tempo di agire è adesso. Alcuni vorrebbero chiedere che i nostri voti di obbedienza ci tratterrebbero dal alzare la voce. Tuttavia, sappiamo molto bene che dai nostri studi sull'obbedienza nella tradizione benedettina, che ovviamente la mia comunità intera segue, l'intera obbedienza significa ascoltare con le orecchie del cuore e agire a seconda di ciò che sentiamo. Questo ascolto mi conduce qui oggi a dire che il silenzio non è un'opzione possibile. L'esperienza delle nostre sorelle e dei nostri fratelli che ovviamente serviamo hanno bisogno di vederci parlare della nostra esperienza. Siamo i testimoni viventi di questa nuova Pentecoste
per il nostro popolo e la nostra terra. Lo Spirito Santo ci esorta a parlare di ogni singola forma di sfruttamento, vuoi che si tratti all'interno della Chiesa, vuoi che sia nella società. Pertanto parliamo chiaramente dei doni dello Spirito Santo che ci sono stati concessi. Otteniamo quella percezione nuova di saggezza che abbiamo scoperto tramite l'incontro e la preghiera. Parliamo schiettamente, apriamoci verso questo momento pentecostale. Noi tutti siamo qui in questa stanza per parlare del primigenio bisogno della Chiesa e accettare i doni di Cristo. Ripeto, il tempo di agire è adesso. Il tempo di agire adesso per essere fedeli, per essere obbedienti nei confronti dello Spirito di Dio. È ciò che i nostri martiri richiedono. Questa è la vera richiesta della nostra fede. Questa è la nostra missione quest'oggi. Grazie davvero.